La scuola è luogo di apprendimento, di relazione e di studio. Aiuta i ragazzi ad acquisire consapevolezze, a elaborare pensieri sulla storia, sulla vita, sui diritti umani. Intanto il diritto che mi piace è nessuno la tortura, che nessuno dovrebbe essere torturato. Il diritto che mi piace di più è quello a non discriminare. Il mio diritto che mi piace di più è il diritto allo svago. Il mio diritto preferito è il diritto al non bullismo, perché la violenza non è mai la tua risposta ai problemi. Il diritto che mi piace di più è il diritto alla vita, perché tutti hanno il diritto di vivere. I diritti mi piacciono tutti, ma soprattutto il diritto alla libertà. A Massenzatico gli studenti delle quinte classi della scuola primaria Madre Teresa di Calcutta hanno avviato insieme al sindacato SPI-CGIL un progetto dal titolo Tutti abbiamo dei diritti, coordinato dall'insegnante Paola Boni. Il 3 ottobre è stata istituita la giornata in ricordo delle vittime dell'immigrazione e quindi siamo partiti da lì leggendo la lettera e ho riscontrato subito nei bambini un grande interesse, una grande partecipazione e quindi da qui poi si è avviato il percorso. Un percorso fatto di incontri, letture, lezioni e di performance teatrali elaborate insieme all'attrice Elisa Lolli e presentate ai genitori e ai nonni a fine anno. Sono quasi 10 anni che lavoro nelle scuole e mi occupo appunto di diritti. Ed è estremamente importante per me mettere a disposizione i miei strumenti, quelli che conosco, che sono quelli del teatro, per poter coinvolgere i bambini e i ragazzi attraverso un gioco di conoscenza che però passi attraverso il divertimento e l'espressione, la creatività, in modo che questi contenuti possano essere non soltanto appresi ma anche sentiti, metabolizzati e restituiti. Per me essere umano significa avere un corpo, un viso, delle braccia, delle gambe, dei piedi con cui posso camminare, avere un'anima per poter vivere. Essere umano significa avere un cervello per poter capire. Ogni persona nel mondo ha il diritto alla libertà. Per me essere umano significa far parte dell'umanità. L'obiettivo è non soltanto quello di guidarli e di aiutarli mettendo a disposizione i miei strumenti, ma anche di invitarli a creare e a costruire. I numeri sono oggettivi, non dipendono da punti di vista personali. I numeri sono infiniti, possono essere in ordine crescente o decrescente e indicano sempre qualcosa di preciso. Ma la casa, che cos'è? La casa è un tetto, un posto in cui fermarsi a pensare. E dunque attraverso forme espressive diverse, dal teatro alla poesia, alle letture, agli incontri e persino attraverso uno scambio epistolare con le scuole di Lampedusa, questi ragazzi hanno potuto conoscere il valore dei diritti umani che passa anche attraverso il rispetto degli stessi. Passi importanti che li porteranno ad essere cittadini consapevoli, ma soprattutto cittadini informati che hanno letto i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Un obiettivo importante anche per il sindacato SPI-CGIL che da anni collabora con le scuole di Reggio e Provincia. Importante riuscire ad entrare nelle scuole per parlare con i giovani di diritti, perché quando si parla di diritti e che cosa ha voluto dire conquistare i diritti, quindi fatica, lotte, si mette in condizione il ragazzo di poter parlare anche di doveri. Esempio che era uscito da un bambino, diceva che per lui la cosa più importante era la privacy e naturalmente corrisponde dall'altra parte che qualcuno come doveri rispetti la sua intimità. Quindi parlare di diritti è anche un momento parlare di doveri, quindi di educazione, quindi del modo di poter stare insieme in un mondo più insomma civile e più tollerante. Tutto ha avuto inizio il 3 ottobre, giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, quando tante persone,
uomini, donne e bambini hanno perso la vita durante la traversata del Mar Mediterraneo, in cerca di una nuova vita, in cerca di un lavoro, in cerca di pace, col cuore pieno di speranza, speranza che si è spenta per sempre a causa di persone cattive, ignoranti, sì, ignoranti, perché ignorano. Non conoscono il valore della vita, dell'amore, ma sono solo spinti dall'odio e dalla violenza. Per questo conoscere la storia di chi ha vissuto tale esperienza è importante. A Massenzatico è presente da tempo una comunità di immigrati, giovani profughi e richiedenti asilo che provengono dall'Africa. Abbiamo chiesto loro se era possibile fare un incontro e quindi abbiamo fatto un incontro con uno di questi immigrati che ci ha raccontato la sua storia e quindi quando i bambini comunque sentono e vedono nel concreto persone che comunque vivono esperienze molto particolari, ecco, riescono maggiormente anche a capire il significato di che cosa sono i diritti che non sono così scontati come magari possono sembrare. La storia che i ragazzi hanno ascoltato è quella di Ousmane, poco più che ventenne, proveniente dalla Guinea. Ha attraversato il Mali, l'Algeria e la Libia prima di riuscire ad arrivare in Italia. Oggi la sua vita è cambiata e ritiene che sia importante parlare di diritti nelle scuole. Mi è piaciuto molto di ascoltare i bambini parlare così per i diritti. Una buona notizia per me. Questo è una sicurezza perché io non ho la paura per vivere qua. Il percorso alla scuola primaria di Massenzatico si è concluso con la firma di un certificato che impegna ogni singolo studente al rispetto dei diritti umani nelle azioni quotidiane. Un atto simbolico ma importante, perché impegna questi bambini a non dimenticare che siamo nati tutti liberi, con idee e pensieri nostri e che tutti dovremmo essere trattati con pari dignità. Io spero che quando sarò grande tutti i diritti delle persone non vengano infranti e ci possa essere più rispetto tra la gente.